fino a stagione, si viene veramente sconcerto di vedere solo la statua o solo un'immagine, solo il dono della Madonna o la statua di San Antonio. Volevano qualcosa di più diretto, di più vero, di più materiale e anche di più vicino a loro. Volevano il corpo dei santi. Quali sono le miniere del corpo dei santi? Sono le catacombe, ma loro si stava a allora lì a tutti si va nelle catacombe, in qualche modo si chiede di andare nelle catacombe per recuperare le ossa di questi martiri. Nel Molise ce ne sono tantissimi di casi, adesso qua ne usano 4-5, credo che sia almeno una quarantina. Sono soprattutto reliquie venute qui da molto, nel 600 quel periodo che gli antropologi chiamano le Indie di qua giù, cioè i missionari non si mandavano come ora in Africa, si mandavano in Sud Italia, che lì perché sono di interrompere e si prevedevano delle ossa di martiri, c'erano però dei criteri per vedere se queste ossa erano di martiri, tra cui gli oggetti vicino al corpo, qui abbiamo un corpo ossario, che era uno degli oggetti che conseguivano, c'è pure una palla qui, la spada non c'era. Quindi si chiedeva di poter andare a pregare, per recuperare le ossa, si portavano in paese e esponevano un culto. Nel 700 nel Molise c'è stata una rivoluzione culturale, che non era una rivoluzione culturale, ma un'altra cosa. Cioè sono arrivate in molti paesi delle reliquie ex morte. Queste reliquie hanno portato un nuovo culto. Questo nuovo culto è diventato forte, fortissimo, fondamentale, il principale in molte località. Tant'è che ha soggiornato ad esempio tutti i precedenti, quelli del Santo Patrono, molto paesi che cambiano patrono perché sono arrivati lì libero. Prima si vedeva la strada, dicevo, ma abbiamo il corpo qua, noi facciamo un patrono quest'altro, è successo ad esempio a Torello del Sangue con San Clemente. E quindi c'è stata una vera rivoluzione culturale. Qua io penso Santa Benedetta, Francesco 1750, San Felice, Cinano del Sangue, 1770, anche oggi Cinano del Sangue. Questo è più importante, anche per esempio, non quella del parolo, io rimasto il parolo procedere, sta per la vita, però sono una questione non lo dico, resta la bandiera anche quella del San Felice. San Liberato a Roma dopo 1780, San Clemente a Torre del Stagno, potrei farlo a vedere, San Patino, per esempio, San stesso periodo, San Patino. Allora, vedete che questi nomi di questi santi sono, grosso modo, sono tutti aggettivi, sono altri punti, sono aggettivi. Benedetti, uno che è benedetto, Felice, uno che è felice, Liberato, uno che è stato liberato e che ha liberato, Clemente, uno che è clemente. Perché? Perché si andava a negare, ma in effetti non si sapeva queste cose di chi fosse, quasi mai. Lo stesso si potrebbe manifestare una vendetta, ma sono buono perché mi sarebbe detto. Ma questo cosa significa? Non significa che era falso il santo o che era falso le reliquie, semplicemente che era il falso nome che stava legato a questo santo. Faccio l'esempio di San Liberato, qualche anno dopo, arrivavano queste ossa di questo martire che si chiama Catacombe, 1780, e si chiese, ma queste ossa di chi sono? Siccome trovarono una spada all'interno del luogo con le ossa, e si pensò che fosse stato un mix, un soldato romano, poi si era fatto cristiano perché poi aveva combattuto per liberare Roma e i romani dal paganesimo, si dice allora questo l'ha liberato, chiaro non lo sarà liberato, questa è la sintesi della gente. Ma va bene signore, non significa, cioè sapere il nome preciso, purtroppo sono caracute, noi ricordiamo l'identità, però qualche volta c'è anche un nome, però spesso questo nome era un oggetto che aveva un altro significato. Santa Filomena, ad esempio, appunto forse tra i più recenti, nel senso l'opolo con i resti di Santa Filomena è stato scoperto nel 1805, quindi molto recente rispetto a tanti altri santi. C'era una scritta su una pietra, questa pietra è stata smontata, cambiata mille volte, sembra però che il Filomena fosse scritto in un che c'era la luce, ha fatto la luce, ci ha illuminato in qualche modo, quella pietra di Filomena era rotta, si diceva solo lo scritto. Lungo il Filomena, ecco, pensate come si chiama questa grande interpretazione. Quel che voglio dire
non è esistito nessun santo che abbia portato un nome di zoppo al suo nome. Allora il patrono di Lorena Putino è santo. Come è venuto fuori questo zoppito? È venuto fuori perché quando chiesero il permesso a Papa di andare a Aragona, a Roma, e anche loro, come tanti nel sud, gli avevano voluto in paese e fu concesso andare a Roma. Trovarono un uomo con una pietra sopra, su questa pietra c'era scritto Sopitus in Domine, cioè riposa nel Signore. Questo Sopitus, parlando in paese di Sosteosso, era scritto là, Sopito, Sopito, la S diventata Z, e là San Zorito. San Zorito è il patrono di noi da lui. Ma non è qui, non è falsa la Bibbia, non è falso il santo, non è falsa la santità di questo personaggio, la falso il nome. Questa è l'Italia, la fede popolare, che non è proprio, possiamo usare la stessa. No, però questo è indicativo su tanti santi, su tanti nomi particolari o strani. Andiamo avanti. E andiamo ora sulle reliquie a cui accennavo prima. Io analizzavo soprattutto due, perché quelli temi in assoluto che è più importanti. Forse è più importante su due, ma molto riferimento a Cristo e alla passione di Cristo, che sono la sindrome sudario, Giuseppe Dalmatea, che avrebbe recuperato questo sudario dopo che Gesù fu crocifisso, morto, sepolto, risuscitato, recuperò il sudario, che sarà appunto la Sacra Sindrome. Poi la corona di spine, sappiamo che tre evangelisti, solo Luca mi sembra, non menziona la croce, la corona di spine, dissero che per deridere il re dei giudei, il più posto della sua parte mano sulla testa una corona di spine in modo del sole. E il legno della croce, la croce sappiamo che sarebbe stata ritrovata la croce di Cristo da Sant'Elena, madre di Costantino, Costantino che risente tutte le religioni, quindi anche il cristianesimo, fu una svolta di assoluta importanza, noi che siamo cattolici, ma anche prima ancora. Queste sono le tre reliquie più importanti che ho scritto, di questo parlo soprattutto di due. La sindrome, la sindrome è questa che vediamo, mi pare che sia famosissima, si vede la figura di un uomo disteso, sia sul davanti che sul dietro, come questo è il caso, e sulla storia di questa sindrome c'è tantissimo da dire. Perché quella lì è un'autentica, è ritenuta autentica, anche se le prime vere notizie rispetto a questo tiro del Panteo Divino sono del 1353-54, la prima volta che si parla veramente di questa sindrome, che prima è stata per lungo tempo in Francia, sapete che troverà di Savoia, e poi alla fine è finita a Torino, dove c'erano appunto i Savoia, e è rimasta ora. Andiamo avanti. Su questa sindrome si è spesso tornati per farne delle copie, copie da molto autorizzate, cioè si chiede possiamo fare loro questo periodo in alcune zone del mondo, in Belgio, in Francia, a qualcuno adesso anche lontano il continente, e si facevano delle copie e ci sono tante raffigurazioni, anche i nomi di Salini, questa addirittura non è una copia, ma è un'immagine, quindi diciamo. Stiamo di dicono per me che ci possa sacrare un po' meno, era quello che teneva in primo assoluto alle reliquie di qualsiasi tipo irremovibile, soprattutto poi alla reliquia della Sacra Sindrome. Qui è lui al centro che guarda appunto l'immagine della Sacra Sindrome, con questa figura di uomo davanti e dietro. Andiamo avanti. Questa è la Sacra Sindrome delle copie, purtroppo questo è piccolo perché non ho altre immagini. Questa è quella che sta arrivando in una delle tante cose della sindrome, questa anche nella chiesa madre, la chiesa ritrovata da Assunta, c'è una cosa della sindrome. Gli studiosi lo cancellano, perché dicono che cosa l'avrebbero datata 1598 e ci siamo, al massimo di qualche anno successivo. Però qui, come in molti altri casi, è ufficiale che è una copia, cioè non è un'altra sindrome che comprende l'autenticità della. È una copia, e dico che invece sono tante. Andiamo avanti. Questa è un'altra copia
che si trova a Quarta del Conto, dove ha fatto il terremoto, è un'altra copia della sigla, ma non voglio farla vedere grandissima. Andiamo avanti perché quando poi subentra la scienza rispetto a questi elementi di fede e di devozione popolare, mette sempre in dubbio, e spesso anche ragione veduta, l'autenticità di questi oggetti. Sulla sindrome c'è una grandissima letteratura, ci sono centinaia di dubbi che ce ne parlano e ci spiegano cos'è, da dove viene, anche un po' tutta la storia. Alcuni fanno riferimento anche a un dio di Elissa, stiamo parlando proprio di Poseidone, anche se molti dicono che non è un dubbio, perché quello che studiare sarebbe piccolo, sarebbe un segno di pazzoletto. Sono tutte cose che si dicono, che si dicono. Nel 1988 la sindrome è stata, quindi, con i pezzettini di Pespolino, sono state esaminate al carbone 14. Sapete che il carbone 14 riesce a dare cose anche altissime. Io vado dai 16, parlo solo di 16, la datazione è stata fatta con il carbone 14, e stiamo parlando di 732 anni fa. Non dire altissime, qui la verità è molto minore. E l'analisi di queste parti, piccole parti, frammenti di pietra del vino della Sacra Scienza, sono fatti in due università, a Tucson e Oxford, e nell'Istituto Italiano di Tecnologia di Torino. Ognuno ha lavorato per conto suo e vediamo dove andiamo a finire. Alla fine, sintesi di questa indagine, non direi scientifica, ma ultra scientifica, è che dice il vino della sindrome di Torino è dell'anno, va fra il 1260 e il 1390. Si può sbagliare al massimo di 10 anni, dice questo risultato di questo esame. Quindi se è così che la sindrome medievale non può essere il tempo che ha avuto il corpo di Cristo, da te il cardinale di Torino, che è stato quello del mondo, prese per buono questa tesi, disse vabbè, però noi la devozione la dobbiamo rispettare, continuiamo a autorizzare il culto. Chi vuole venire a vedere a Torino la sindrome può venire, si può ginocchiare, può pregare, può fare come perché questo la facciamo come simbolo, come oggetto, anche se non è culto, però rappresenta quel momento la passione di Cristo, la sepoltura, eccetera. Poi però il cardinale successivo ha smentito questo loro predecessore, è nata un'altra disputa. Gli scienziati cattolici, quindi grandissima fede, hanno detto no, ma l'esame fatto a Oxford, Tucson, Zurigo, è stato fatto così un po' stranamente, non lo condividiamo, non è così, sono delle altre elementi, avrebbero trovato dei piccoli microrganismi che sarebbero piante compatibili con le piante della Palestina della Regola e quindi altri elementi. Quindi si è messo di nuovo tutto in discussione. Poi l'anno scorso, altro avanti, questo per far capire la diffusione della sindrome. Queste qua sono legate a tutte le sindrome che si conoscono al mondo. Qua leggerete poco, ma io tanto leggere, sarebbe un esempio. Sono 72 sindrome, sindrome. Io ne conoscevo 50, forse 52, quindi non so perché altre ancora. Sono 72 sindrome di tutto il mondo, tantissime di queste sindrome sono dichiarate copie dell'originale, ma molte volte nessuno di questi si è appunto di no, originale da mio, è rimasta la competizione, ognuno vanta per se stesso il possesso della sindrome autentica. Quindi è una cosa abbastanza complicata. Allora, un'altra cosa, andiamo poi alla corona di spine, sempre rispetto alla sindrome, dicevo, l'anno scorso, 2018, alcuni investigatori medici poliziotti, tipo CSI, cioè le indagini che fanno di grandissimo rilievo, le scientifiche, poliziotti della scientifica, ma di livello assoluto altissimo, hanno fatto un'indagine sempre sulla sindrome, si sono fatti dei pezzettini di tela con sangue, hanno stabilito che questo sangue non è sangue, ma che lo sgocciolamento di queste gocce non è compatibile la figura di un uomo crocifisso messo in sudario, quindi di nuovo hanno smentito quello che cercavo di continuare
l'autenticità della sindrome. Anche qui subito dopo non sono mancati interventi, sempre anche gli scienziati, gli investigatori di matrice cattolica, hanno detto no, avete sbagliato tutto, non è così, noi non lo spieghiamo, siamo in attesa di queste due spiegazioni, ma la storia per l'unico sarà lunghissima. E questo è quanto. Questo per farvi capire come fra scienza e fede non è che ci sia competizione, ognuno ha delle proprie idee, dei propri convincimenti, però ogni tanto si creano degli attriti. Teniamo presente che questi studi sono stati pubblicati su riviste scientifiche di assoluto prestigio mondiale, quindi così, in tutto il mondo. Ma anche quando uscì su una cifra, la prima immagine che disse che il pericolo che vedeva non è che è scelta, è sfumata, è scemata la televisione, secondo me forse c'erano ancora più visitatori a Torino in tanti giorni questa qui. Andiamo avanti, andiamo alla Gorossi. La Gorossi c'era un'altra lingua di quelle insigni, ma di assoluto rilievo, è più importante, ancora più importante. Cos'era la Gorossi? Ho detto prima, 3-4 Vangeli ci dicono che i romani, per venire di Gesù, misero sulla testa di quest'uomo una corona di spine. Di che spine stiamo parlando non lo sa, perché poi nel mondo ci sono anche in questo caso decine e decine di corone di spine in terra e ci sono migliaia di spine elevate come sacra spine nelle chiese dove la gente va a prega. Bene, queste spine sono di piante diverse, ma molto diverse, da un cactus al rovo, alla rosa. Difficilmente si può pensare ad avere una corona di spine con tutte queste piante, Gesù con tutte queste spine, gli scarpe spine, soprattutto rovo. Questa è un'immagine, ma potrebbe essere, non lo sappiamo che tipo di abuso di spinoso fosse, si sia messo sulla testa di Gesù. Questa è un'immagine così. Oltretutto non c'è neanche di iconografia, perché le immagini che si vedono dall'università prendono avanti. E ce ne sono tante. Secondo ho detto, però quella ritenuta autentica valida per tutti, è la corona di spine che si trova in Francia. Vedete, queste cose stanno quasi sempre una volta dopo la Francia, anche in quelle lingue, sì, anche la conservazione. Ci sono dei motivi, anche coloro che hanno smentito, cioè che tutti quanti hanno detto guardate questo periodo qua non sono autentiche, e sto parlando di grandissimi teologi, anche di quelli che poi hanno qualche modo creato dei movimenti alternativi al cristiano cattolici, i protestanti, per esempio, pensiamo a Lutero, Calvino ha scritto nel 1546 Fratelli del Re, cioè il trattato sulle reti, e non è che ha fatto chissà che, però guarda che forse siamo sbagliati, perché noi abbiamo per santo e per degli oggetti che non lo sono, e non è difficile da dire, li hanno raccontati. Diciamo che in un mondo ci sono così tante corone di spine, o così tanti sudali, o così tante spine. Allora decidiamo qual è quella vera, qual è quella autentica, e contestualmente diciamo che le altre non lo sono. Poi potrebbe anche essere oggetto di culto in qualche modo, se l'uomo vuole vedere la pensa, vuol dire. Però diciamo le cose che stanno. Questa è una verità, perché mi dà la presenza del Papa, la presenza della Chiesa, queste cose, questi discorsi così alternativi non li consentiva. E allora sono quasi tutte partite dalla Francia queste rivoluzioni rispetto alla presentazione delle lingue, perché i francesi sono cattolici cristiani quando noi penso di più in alcuni casi, e lì erano forse consentite certe discussioni, certi confronti su queste parti. Da noi no. Quasi tutti gli studiosi di lingue che hanno catalogato, ma la prima cosa che faceva la scienza, la prima cosa che fa le va a raccontare, e dimmi qual è il problema, non ho trovato pure, dimmi qual è il problema, però quando andiamo a raccontare, sta parlando di 500, se andiamo a raccontare ora le vendute nel spirito, come ho fatto vedere, sono tantissime, perché qualcosa non quadra, quindi ragioniamo, fermiamoci per l'interno. Andiamo avanti. Ecco, questa è la corona di spine, quasi che l'elemento che è conservata la corona. Questa è piccolissima, perché la circonferenza sembra di 1 cm, quindi molto piccola. Ha questa muscoglia,
che serve anche come protezione, perché stiamo parlando di arbusti di piante ampissime, si possono in qualche modo subito frantumare, rovinare, anche con semplici agenti atmosferici. Quindi questo aereo è protettivo. Ci sono delle spine su questa corona e si vede proprio che mancano alcune. Ne mancano alcune, allora si è detto, guardate che in giro del mondo ci sono spine, ma perché però vengono dall'originale, dalla sacra spina, dalla sacra corona che si trova oggi. Allora ci si è chiesto, ma una corona del genere, quante spine poteva avere? Non è che sia realmente quella che è stata messa sulla testa di Cristo. Una corona del genere, quante spine poteva avere? 50, 60, 70? Allora, anche i francesi sono andati a indagare a metà 800, e a metà 800, a metà 800, hanno per esempio trovato solo a Firenze, per una città che c'entra proprio con la corona di spine, sono a Firenze 27 sane spine, tutte autentiche, sono a Firenze, e poi ce ne sono molto più. Andiamo avanti. Dicono perché dicevano non c'è nulla. Sono queste immagini, adesso non saprei contare le spine, ma visto che siamo state 100, 150, che numero non si va a dire? Ecco, vedete, dico, ma proprio che ce l'ho, no? Sapete che poi come scelto di questo re mi messo in mano una canna, la punto d'Ox, la canna Augusto, proprio per continuare questa versione. Ma queste immagini, che pure ci consentono di capire interamente quello che è stata la passione di Cristo, in qualche modo arriva la scienza delle favole, la sua favola da raccontare. Ebbene, sapete l'ultimo censimento sulle sacre spine della corona di spine che si trova a Parigi, sparsa per il mondo, a quanto abbonda l'ultimo censimento, che è nel giugno del 14. C'è un giornalista napoletano che ha scritto ben due libri sulla verifica della corona di spine di Cristo. Ebbene, questo signore, un semplice giornalista, non ha mai il poliziotto, censito ben 2283 sacre spine, costantemente venerate, tenute in chiesa, costruite come ritmo. Anche a poter considerare, non è di prima massa, di seconda, di terza o di prima quarta massa, sembra difficile che tutte queste spine siano state portate a Parigi, abbiamo aperto l'anello della corona, le spine della Moderna, abbiamo fatto toccare. Cioè diventa difficile da far comprendere e rispondiamo a quindi diciamo che per il mondo ci sono alcune corone tra le spine, sicuramente non materiche, e tantissime, di queste 2283 quasi 1000 si trovano in Italia. Cioè, non so se abbiamo risposto da noi, se in Italia c'è una corona non c'è la terra. Quella forse più vicina non c'è a Pasco, a Pasco c'è una sacra spina. Queste sacre spine se le andiamo ad analizzare vediamo che sono tutte diverse una volta. Cioè provengono da piante, da vegetali diversi, non sono tutti lo stesso, quindi torniamo anche al punto che ho avuto all'origine. Credo che basti più o meno, anche perché poi passiamo un po' alla fine, forse ci divertiamo. Grazie dell'attenzione.